un gradimento che cresce, quello del sindaco di Piazza Trieste. Evidentemente anche le ultime vicende, quelle dell'asilo di Roiano, quelle della cabinovia, non hanno scalfito la sua popolarità. Aver fatto il sindaco di questa città è una delle cose più belle della mia vita e io ringrazio i cittadini di Trieste per questa fiducia che mi danno. Io continuerò, qui dietro abbiamo il Porto Vecchio, Porto Vivo, che sarà qualcosa di straordinario. Nessuna città, non d'Europa, del mondo, ha 65 ettari al centro della città. Lasciatemi continuare così e faccio l'ultimo regalo a questa città e grazie della vostra simpatia e della vostra comprensione per uno che lavora dalla mattina alla sera per voi. Può essere proprio Porto Vecchio che abbia un po' risvegliato anche l'ottimismo dei cittadini? Se sono il quinto mandato, mi hanno detto cosa pensa del terzo mandato, sono il quinto, ho detto così. Adesso sono arrivate centinaia di telefonate da Roma per le manifestazioni che abbiamo avuto con suo Santo Padre e con Mattarella. E volevo dirti, ma cosa hai combinato, mi hanno detto da Roma, che tutti parlano della tua città. E questo voglio. Quando sono arrivato nel 2001, quando giravo il mondo e dicevo sono il sindaco di Trieste, mi dicevano dove è Trieste, dovevo dire Near Venice, oggi Trieste, datemi atto, è Trieste.